La riapertura delle scuole si avvicina, in realtà il lavoro dei dirigenti scolastici non si è mai fermato. Dall'inizio dell'emergenza i MUSP messi a disposizione delle scuole sono stati 36, dovevano durare qualche anno ma ormai sembrano definitivi. Delle scuole infatti del comune solo due sono state ricostruite, a Rischia e Maria Leventre, ma anche per queste, secondo la commissione altro il MUSP, ci sono problemi. Solo due scuole sono state ricostruite in questi anni, ma senza un'analisi in prospettiva, per cui una risulta sovradimensionata, un'altra risulta sottodimensionata. Ciascuna di noi può comprendere benissimo come si stiano ledendo i diritti di queste generazioni di studenti e di studentesse, perché non hanno pari opportunità, perché sono costretti a vivere in un continuo stato emergenziale. Per quanto riguarda poi coloro che hanno avuto la fortuna di rientrare nelle scuole in muratura, bene, per queste possiamo chiederci se sono rispettati tutti gli indici di vulnerabilità, se sono rispettate tutte le richieste di sicurezza, da quella strutturale, contestuale, sismica. Per settembre non ci saranno grandi cambiamenti, eccezione fatta per l'asilo Primo Maggio, teatro del drammatico incidente costato la vita al piccolo Tommaso. I bambini dell'infanzia a due sezioni andranno in un'altra sede perché la struttura di Pile non riaprirà, il nido resterà in via Ficara. Gli spazi Covid però sono pochi e la situazione negli anni è peggiorata. Le scuole sono sempre più sacrificate, alcuni istituti avrebbero bisogno di qualche ampliamento e i presidi sperano che alla PEC dedicata messa a disposizione dal Comune qualcuno possa rispondere in tempi utili alle loro sollecitazioni. I numeri però sono impietosi. In questi ultimi due anni e mezzo di pandemia, la criticità maggiore è emersa in modo ancora più manifesto, e cioè la mancanza di spazi, dalla semplice, tra virgolette, mancanza di aule a quella più grave, ad esempio di aula multimediale, dove poter espletare, sempre ad esempio, le nuove direttive ministeriali. Ci chiediamo se alle famose prime pietre per la ricostruzione delle scuole deposte nel nulla e in assoluta mancanza di percorsi partecipati, seguiranno edifici scolastici corrispondenti alle attese? E realisticamente, in quanto tempo, considerato che per riconsegnare alla città due scuole ci sono voluti 13 anni?